Ciao a tutti, a tutte a tutto ciò che c'è in mezzo e ben ritrovati in PRCP puntata numero 62. Siamo al Tour de France. Marco è tornato in tempo o quasi per questo tour fra di noi, dopo la nostra piccola pausa estiva. Ben ritrovati, caro Marco. Come stai? Abbiamo un sacco di cose da raccontarci stavolta. E. Yeah, yeah, yeah. oh, 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 yeah. Ti sei scordato le vocali in Germania? Oh, e eh, oh, ah, eh. dai, che non posso ridere, mi fa male se rido, mi fa male. Oh, eh, ah, eh. Vabbè, ragazzi, cioè, dopo quasi un mese che non facciamo PRCP, no, tre settimane, due settimane, tre settimane. Eh, tre, sì. La prima per colpa mia, la seconda per colpa sua, che doveva sistemare. Non è vero. Il non è vero. Ufficio, non è vero. È sparito per tre giorni. Non l'ho più visto. Oggi ritorno. La prima cosa che mi dice è tu: Non vali niente. Cioè, ho perso le parole. Però, siccome mi sembrava troppo dargli questa soddisfazione per delle parole, ho perso solo le consonanti e solo per pochi secondi. Va bene, dai, E che poi, alla fine, io lo riempio di complimenti e lui mi. De basta, vabbè, ragazzi, eh, dai, è stata una tappa del cazzo oggi Arturo De France, che, che, che vuoi ah, dire? Una tappa tremenda con un arrivo stupido. Infatti iniziamo così in, in cavalleria parlando subito, poi parliamo un po' di, di cose nostre. Dimmi subito cosa ne pensi di questi arrivi nei circuiti, perché ultimamente vanno <ride> molto di moda. Ovviamente hanno i loro pregi dal punto di vista organizzativo, noi indifferenti, l'abbiamo visto anche all'Olimpia di Tokyo, ehm, però poi, come dire, sono sicuramente non molto scenici e Creando delle dinamiche particolari, spesso dei finali anche un po' troppo veloci in un certo senso, oggi ci sono state tre cadute negli ultime poche centinaia di metri. Allora, non, non ne ho un'opinione di fatto, cioè, ogni tanto, è una curiosità anche carina da, da vedere, però resta così proprio a livello di curiosità, non, non, non credo che ci sia una frequenza tale da rendere questo tipo di arrivi un genere a sé. Ogni tanto c'è un arrivo in circuito, come a volte c'è un arrivo su una pista d'aeroporto. Mm -hmm. e... non, non, non mi scaldano, cioè, non, non è che eh, quando ho saputo che, che ci sarebbe stato l'arrivo in circuito, eh, il che è avvenuto a sette chilometri dal traguardo oggi della tappa, ho detto, <ride> io ho detto, wow! Ora no. tolgo tutti gli impegni, mi libero da tutti gli impegni per assistere a questo arrivo, non vedo l'ora. Bentornati a PRCP, il podcast della eh, preparazione. Ci, ci si prepara molto qua a dire le cose, gli argomenti, le tappe. tutto. tutto. Io mi ero, mi ero effettivamente preparato, però, su tutt'altri argomenti. Mi hai cioè, stoppato, quindi non so più cosa. Hai preparato, nel senso che ti hai rimesso il cuscino sul divano letto, anzi, anche un paio oggi, mi sa. Eh? Invidio molto il tuo divano nell'ufficio, nel perché eh. io non ce l'ho. Devo dire oh. che oggi, oggi l'ho usato per la prima volta per vedere una tappa, Gi giustamente, mi pareva proprio un esordio perfetto. In realtà Bella la vita continuare. in quei 30 metri quadri, Qu quanti metri quadri sono? No, sono meno, sono 20, 20, piccolini. Perché si è tutto questo spazio per ospitare de delle donnine allegre? No, no, non confermo lo smentisco. Delle tartarughe ninja, queste cose così, Ah boh. Beh, dai, comunque mi tocca dare anche il benvenuto anche al fandom di PRCP in questo spazio, dopo che già l'ho fatto su Pietre. Infatti, tra l'altro, stavo vedendo che però con StreamYard adesso c'è scritto Pietre sopra e sotto qui, alla mia destra. È un filino ridondante, forse. Troveremo delle risposte tipo che tolgo il nome sotto, dai. Mi sembra... Un pochi, da, da, inauguriamo questa nuova cosa mi sembra un po' troppo egocentrico ah, c'è cioè, pietre su, pietre lì, pietre lì da, in tre posti c'è scritto pietre questo solo nel, 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 nell nello modello, lo schermo poi sotto ci sarà il titolo vabbè questa puntata io la la, la, la sei Pietro. bello e ti tirano le pietre sei bello e ti tirano le pietre non le tirano però Ah, Jasper Philipsen che ha fatto due su due oggi nella tappa del Tour di cui insomma Marco ora eh, ci farà un dettagliatissimo resoconto comprensivo di tutti i movimenti in fuga e sarà difficile Marco, sappilo. C'è stata una fuga con con Frouin e De La Place. Ah, ma qui l'hai vista? Che però non avendo non no, 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 correndo in Normandia, cos'è? Dov'è che vince sempre De La in Normandia? <ride> Ora mi dirai, ma correvano in Normandia? E <ride> quindi? quindi... No, 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 sono in, credo sia in Nouvelle aquitaine In questo momento, hai detto tu. Io non, non confermo e non smentisco, e soprattutto non mi assumo responsabilità eh, rispetto a, a, a quello che tu dici. Già ho i miei problemi, insomma, la macchina mi sta abbandonando. Sto che, girando che un altro... furgone di fortuna che è anche Confuà eh, viene dalla stessa zona, e della plastra, altro, chissà per, saranno, Io ti giuro che l'azione di Confuà di oggi non l'ho proprio capita, nel senso che trovo giustissimo, lo voglio dire ai 4.20, che nelle tappe di volata non vada nessuno in fuga, se, se non ci sono punti per la GPM in ballo. assolutamente senso, assolutamente senso se all'interno della tua squadra hai degli altri obiettivi sensati, concreti da conseguire in altre tappe. E, e infatti non ho capito perché un corridore della caratura di Benoit Confoy oggi si è prestato a questa cosa boh. infatti dovrebbero proprio dire cioè, volete disegnare le tappe così avrete delle tappe degne del disegno che ci avete proposto cioè, oggi solo, solo del vento avrebbe potuto cambiare lo spartito che, però il vento non c'è stato se non in misura molto limitata e quindi ma per me ci sta, per me ci stanno queste <coughs> 3-4 tappe a ZT così tranquillamente. Cioè, no, no, non Tutto te le toglierai mai più che altro. Cioè, Ma fra meglio, tutti gli da... obiettivi che possiamo raggiungere nei disegni ZT questo è impossibile da raggiungere, secondo me. Ma tu sai benissimo, perché l'ho detto più volte nella chat relazionale che da, da giornalisti, queste tappe <ride> sono una goduria perché non, non succede niente, quindi l'articolo si scrive facilmente. Eh però me l'ha fregata pietro sia oggi che ieri <ride> che erano due tappe uguali praticamente se tu hai fatto ha goduto lui va bene allora, aveva, eh, aveva, aveva il lead out buono si vede perché do, in questo si vince con il lead out domani però gli tocca l'approccio pirenaico e quindi dovrà lavorare un po' di più eh, va bene ci stanno io una cosa però la devo dire che quando queste tappe stanno, cioè, Le vediamo al Giro d'Italia, o perlomeno quando le abbiamo viste in queste ultime edizioni di Giro. Siamo diventati un po' snobbetti nei confronti della corsa rosa. E, e quindi mozioni di popolo, proteste, contestazioni, fabbretti, eccetera. I fabbretti sono proprio. Una cosa che è successa. <ride> ci, ci, ci sono state delle contestazioni, dei fabbretti. È un sostantivo. È un, mobili, sostantivo. Esatto. <ride> è un sostantivo sostantivato. E quindi, cioè, a me infastidisce, sai cosa? No, cioè, non la critica in sé che ci può stare. Cioè, uno si rompe le palle tu gli puoi pure dire ma non ti obbliga nessuno a guardare la tappa guarda l'ultimo chilometro Bara, oggi lo ammetto nemmeno io ho guardato la tappa per ho guardato gli ultimi 20 chilometri vabbè io come ben sai ero in giro a fare casini ah. ehm, l'inizio e gli ultimi 20 è come la formula 1 basta guardare la partenza e poi sì. eh, tra l'altro c'era l'arrivo appunto nel veloce, cos'è un motodromo autodromo non sono esperto Vabbè. Mm, non lo so, allora, Nogaro, oggi ho pensato tutto il tempo a Noah, farmi dico Noaro. Ma lo sai che hanno tolto il video mix da YouTube? Così come tantissimi altri di mai dire, non c'è più, non esiste, Ce se ne sono negli archivi ma, quel leggendario video. Su... No, su Facebook lo trovi. Dai, lo, lo trovo. Sì, Ho sì, capito sì, sì. Facebook, il regno dei boomer deregolamentati, dove girano i video che non zirano, cioè, è, è il nuovo Deep Web, incredibile. Sono il male, sia, sia gli uni che gli altri, tranquilli, già lo sappiamo. Ehm, don, don't be evil, prima lo dicevamo con Stefano, ti rompono le palle per qualsiasi cosa e poi Don't be evil. Vabbè, no, non c'è più questo motto. Allora, ehm... Infatti, cioè, ora sono Evil e te lo dichiarano senza problemi. Sì. Ti prego di non divagare, Stefano. Allora, scusate, eh, dicevo, scusate, che... scusate dicevo, che... dicevo che. Vabbè, a parte Nogaro, cioè, capisco la critica. Ci può stare, eccetera. però, quello che è, è, mi urta è la perdita di memoria. Anzi, ancora di più, la memoria selettiva, cioè, quella che ti fa ricordare solo quello mm -hmm. che ti conviene, cioè quello che suffraga la tua tesi. Precostituita. Cioè, che a proposito di internet e social, è fondamentalmente una malattia così diffusa, che praticamente ormai è nel DNA umano. Io voglio dire, quando durante il giro quest'anno, perché il giro è come è come tuo nonno. Scriveva Montanelli Pensa, sto citando Montanelli. Pensa a oh, che livello sono arrivato? <ride> eh, sono sceso per me dire. Che... Eh, però questa cosa è bella, il Giro è come tuo nonno, è vero? Eh, e quindi eh, ti dispiace quando lo maltrattano, quando qualcuno ne parla male perché è una cosa che ci accompagna da quando eravamo piccoli. Eh. E quindi io quando ho letto molte critiche, ho sentito molte critiche per queste tappe, accompagnate dall'immancabile e eh, al tour non succedono queste cose, no, è vero, succedono, ma sono già successe sempre, tutti gli anni. Siete voi che non ve le ricordate perché non volete ricordarle perché dovete ripropagandare la solita tesi che il tour è meglio del giro, il giro è una merda il tour invece è il meglio, e invece non è così e mi urta ancora di più quando eh, leggo delle critiche sulla spettacolarità della cosa ma il giro è storicamente una corsa iperspettacolare. ora che ci siano state un paio di edizioni sotto tono negli ultimi anni non cambia questa storia cioè per cambiare questa storia ci vorranno molte più edizioni no? che invertano la tendenza A non il sono d'accordo sempre... su questa cosa però Ora ne parliamo, mm -hmm. finisco di dire no, la mia no. idea, insomma. Mm -hmm. invece il tour storicamente è sempre stata una corsa noiosa, ravvivata da pochi sprazzi, però molto eh, standardizzata come andamento, eh, come... <ride> non posso, non posso, non posso C'è un andamento standard no? nella narrazione esempio, di, di, di un determinato cinema diversamente d'autore, no? per cui si parte da una cosa. E poi c'è per forza un'altra, e poi c'è per forza un'altra. E cioè, tu lo sai che andrei a parare lì. Cioè, non, non, non tu non lo sai che. Cioè... Tu quando guardi questo cinema diversamente d'autore, sai già che la prima cosa sarà. Diciamo. Ovvi ovviamente stai parlando del cinema comico: la prima cosa sarà un antefatto, poi arriva la battuta, e poi arriva la risata. Eh, insomma. Eh, Però la prima, pensateci: la prima cosa che c'è in questo cinema diversamente d'autore qual è? Beh, sì, un, questi incontri fittizi no? cioè, qualcuno, qualcuno, prologo, usa la, usa la, qualcuno usa la bocca <ride> va <Vabbè>, bene <ride> eh, poi dopo eh, per, parlare, sì, per, parlare. per parlare come sto facendo io adesso e quindi eh, c'è questo andamento standardizzato e alla fine è un po' noioso e lo stesso del tour de France e poi questo andamento standardizzato è cambiata la cosa ora da due turni qua con Pogacar 2021 e 2022 perché il 2020 è stato sempre molto noioso eh? e questo non cambia, non, non, non ti stabilisce una tendenza né un'inversione della tendenza. Cioè, quindi bisogna ricordarsi di queste cose quindi bene sono contento che ieri e oggi il Tour de France sia stato una noia mortale, eh, non sia successo nulla di che a parte le, le due volate, che sono comunque sempre in sé interessanti. Così, qualcuno si è rinfrescato la memoria. Qualcun altro potrà dire, hai visto che non è vero quello che dicevi un mese e mezzo fa durante il giro, che al Tour queste cose non succedono? Succedono e come? E vedrete, perché secondo me quest'anno il Tour avrà delle tappe noiose anche in salita, a dispetto insomma, di quello che ci aspettiamo tutti. Prego, dicevi che non sei d'accordo tanto con questa cosa, sono curioso di... No, Ascolta. allora quello su cui non sono d'accordo è che su due o tre anni non si possa vedere una tendenza, soprattutto eh, tirando fuori anche un mio vecchio cavallo di battaglia, eh, parlando di sport, mm. particolarmente di ciclismo, che è uno sport che si muove su, su delle note molto lente sempre, no? Eh, e quindi si possono fare questi discorsi proprio sui decenni, sulla storia, solitamente, ma adesso il mondo... E, e il mondo globalizzato, internettiano va così veloce che due o tre anni, secondo me, invece, sono assolutamente una tendenza: nel senso che um, no, non ti dico niente di, di quello che è successo prima di quei tre anni, ma sicuramente ti dicono dell'attualità, delle idee che, che si mettono in pratica nel momento corrente e che probabilmente poi. Um, Uh, determineranno anche le sorti di questo o quell'evento nei prossimi anni cioè um, la, la tendenza c'è la tendenza è chiara del giro degli ultimi anni il percorso è disegnato più o meno sempre uguale tanto quanto il tour ormai ha cambiato e io dubito fortemente che al tour ridisegneranno dei, dei, gran, dei grandi giri con 10 tappe per velocisti piattone. Non penso succederà più. Quindi perché non guardare questa nuova tendenza? Perché dovrei guardare un tour del 2001 quando <ride> c'erano tutte altre persone nell'organizzazione? Valutiamo l'organizzazione attuale. Io la penso così. Cioè, uh, vale anche, che ne so, per le franchigie e squadre sportive, no? Eh, molto, ci, ci sono delle idee secolari legate a questa, a quella squadra, però, alla fine arriva una, una nuova dirigenza, arriva un nuovo allenatore, eh, nuovi accompagnatori e quant'altro. Perché devo giudicare quest'essenza di, di evento o di squadra e non quello che è davvero, cioè quelle persone che fanno quelle cose in questo momento? Eh, questa, questa era la, la mia critica poi in generale eh, sono d'accordo con te che eh, la memoria spesso è corta, sono d'accordo con te che qualcuno pecca di eh, eccessiva esterofilia eh, quando pensa al tour io poi quando ho aperto il canale eh, dicevo sempre che il tour è la corsa più noiosa dell'anno perché ancora non erano iniziati i, i, i tour belli appunto e lo rivendico cioè, è, è per me era così ma adesso non è più così Adesso il tour è una corsa molto divertente, furba, molto furba, la costruzione dei percorsi, lo notiamo quando ne parliamo io e te. E, e quindi no, non vedo perché non, do, cioè, eh, non dovremmo giudicare appunto quello che, tipo, che ne so, Azodi adesso, Prudhomme e quant'altro. Eh, non lo so, per me è, è un po' riduttiva. È un po' riduttiva dire, vabbè, ma storicamente il Tour de France è noioso, eh, ma adesso non lo è. Quindi, quindi questo sull'aspetto generale. Nel particolare, secondo me, ehm, è molto ovvio che, come dicevo anche prima, in ogni Grand Tour ci saranno sempre quelle 4-5 tappe, anche disegnando i Grand Tour più belli dell'universo, in cui il gruppo si prende i giorni di riposo anche un po' per decisione comune. Sto sentendo qualcosa. In eh, una modoletta qua sopra ah ok minchia che bastonata eh, però il punto è che cioè, secondo, io sicuramente ho detto frasi tipo queste cose al tour non succederebbero mai durante il giro ma per quanto riguarda per esempio le tappe in montagna oh, cioè, posso scommettere soldi pesanti che non, non, non ci saranno tappe in montagna al tour dove se la giocano tre corridori di squadre non World tour tutti gli altri stanno a guardare e fanno uno contest posso scommettere che non succederà perderò la scommessa in caso Sommetto. ah sì sì cioè, io, io penso questo cioè, io penso ma... che la, la tappa di volata noiosa c'è in tutti i grand tour ma certe tappe che abbiamo visto quest'anno al giro nel tour non succedono al tour de france anche solo perché girano più soldi e quant'altro Va bene, però fughe insomma ne arrivano anche al Tour de France, la, la differenza sì. la, sta facendo, la sta facendo in questi anni Pogacar, cioè questo è... Io, questo non ho no, 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 no. Io una fuga come quella di Campo Imperatore al Tour de France non l'ho mai vista, ne sono abbastanza sicuro. Tre uomini lasciati andare così senza nessuno che tira mai dietro, tre uomini di squadre non World Tour, sono abbastanza sicuro di non averlo mai visto. Beh, in questi, anni, in questi ultimissimi anni, sì, perché comunque la, la forbice tra world Tour e professional si è allargata tantissimo. Eh, e quindi, ma parliamo di questi certo. 4-5 anni, perché cioè, già fino a poco prima, comunque, tu hai visto anche, boh, non lo so, eh, i corridori delle professional francesi comunque eh, hanno fatto delle, delle fughe, delle azioni. cioè Quintana era nell'archeata sì tu mi dici non puoi paragonare Quintana so, a Baez sì, siamo seri hai ragione <ride> hai ragione anche tu è esattamente <ride> quello il punto cioè Quintana va a vincere una tappa in fuga eventualmente che tra l'altro non l'ha fatto se non sbaglio non l'ha mai fatto no, eh, eh, forse non nell'archeata con l'archeata no, no con non ha mai vinto una tappa eh, eventualmente perché se la va a guadagnare non perché il gruppo dietro non fa niente tutto il giorno dai di eh, Distraro il pubblico per un quarto d'ora e faccio una ricerca qui sulla <ride> racconta un po' della tua allora, vita dello studio, uno mi può trovare anche degli esempi ma io li accetto tranquillamente, però penso che il concetto si sia capito sinceramente. Cioè, sì, la lotta sì, è ben più intensa, e appunto no. intensa? Secondo me no, però cioè, la lotta è più di livello alto, forse. Cioè io il livello credo. medio è più alto, ecco questo è il fatto. A campo, imperatore, è a campo imperatore è mancato il livello o è mancata la volontà? Perché io, io fu quello che contestai. È mancata la volontà. È quello il punto. Per me al turno non manca mai la volontà. Non, non, non vedrai mai una tappa che viene lasciata lì da 18 squadre. Va bene, va bene. Prendiamo per buono questo, questo fatto qui che hai detto. Vabbè, no, è un'opinione. Un visto, visto, visto che ci tieni tanto, prendiamo. <ride> <ride> comunque, comunque, detto ciò, tra l'altro, cioè noi stiamo commentando. Eh, l'altro problema è ovvio anche questo, secondo me. Cioè, il campo imperatore, come ho detto tante volte, veniva dopo comunque una settimana in cui non era successo quasi nulla a sua volta. Mentre qui, queste due tappe di riposo. Ti fa molto più facile nella testa dire vabbè si sta che oggi si riposano se nelle prime due tappe hanno fatto 6200 metri di dislivello complessivo andando come dei pazzi e l'ultima mezz'ora giocandosela eh, come una tappa da, da classifica in tutto e per tutto. Nulla, questo cosa, cosa ti posso obiettare? Cioè, è chiaro che il Tour in questi anni venti è proprio nettamente superiore al Giro. E nulla da dire: cioè, il Giro ha perso lo scettro di corsa spettacolare che deteneva fino, fino a poco fa. Tu dici che si fa già in tempo a, a vedere una tendenza. Sì, vabbè, una tendenza, magari non di lungo termine perché comunque è legata alla contingenza perché speriamo, le sperimentazioni speriamo. di Prud'homme e le furberie di Prud'homme c'erano già state negli anni precedenti, la più famosa, la ricordiamo tutti: la partenza con la griglia <ride> quella certo. la però c'erano state queste cose, ma non c'era Pugacia. Cioè, se, secondo me, la, la cosa è proprio indissolubilmente legata a, a eh, alla però, figura di Pugacia, cioè al suo modo di interpretare il ciclismo. Ti faccio un esempio, al tour del eh, 2019 non ci siamo divertiti da matti con Pinot, alla Philippe Bernal? Non c'era Pogazzaro, non era neanche pro? Sì, eh, ci siamo divertiti, no era proprio perché quell'anno fece terzo alla volta. Eh, ah, ci siamo ah scusate, è vero, è vero. Ci siamo divertiti, ah, e, mm, è vero, eh, però avevamo già... Cioè, diciamo che l'onda era già arrivata, avevamo già Van Art eh, che vinceva tappe, avevamo già che Van Art vinse ad Albi mm. quell'anno. Quell sì, però è quando, è quando cioè, si è ritirato presto, si è spaccato tutto. No, nella nell cronometro di Po, però era già, eravamo già oltre metà tour, eravamo alla fine della seconda settimana. Ah, racconta... eh, quindi, comunque era già oh. arrivata questa nouvelle vague Beh, sì, ci Però siamo non divertiti. è solo Pogazzar. Ci siamo perché divertiti io ultimamente sento molto questa frase: eh, ma è solo perché c'è Pogazzar, ma è solo perché c'è Pogazzar. Secondo me, in questo modo si sottovaluta un bel po' che non è stato solo Pogazzar a cambiare modo di correre. Sono stati tutti: cioè, le gare sono generalmente meno attendiste. Soprattutto le gare di un giorno. Non lo so eh, se, se già doni al tour del 2018, però. Vabbè, sì, quello era un, passaggio, un tour di passaggio generazionale. e Infatti è stato veramente il male, tipo. Eh, no? No, ma infatti, ripeto, dico, dico, soprattutto, nelle giorno, eh, soprattutto nelle corse di un giorno. Soprattutto nelle corse di un giorno. Penso ci sia, ci sia stato un cambiamento nel ciclismo e certamente Pogazza, ovviamente, ha il suo ruolo ma non solo quello, mm. per me ci, ci, ci sono tanti modi di rendere i corsi divertenti anche senza Pogazar, però beh, ne parliamo sempre. Detto ciò, senza insistirci troppo sempre su questi discorsi, discorsi di percorsi, um, cosa ne pensi Marco di quello che sta succedendo in Jumbo Visma? Perché eh, l'ultima puntata che abbiamo fatto era proprio su questa, purtroppo abbiamo saltato la preview del tour poi, vera e propria ma nell'ultima puntata avevamo parlato di quello che stava uscendo a Netflix e della storia del figlio di Vought. Uh, in queste, insomma, prime tappe la storia è proseguita e io ne ho parlato ieri in live diffusamente. Tu cosa ne pensi un pochino qui? La, la senti effettivamente calda questa storia? La senti una storia... Che potrebbe detonare un pochino spogliatoio iumbovisma o pensi sia molto costruzione giornalistica come loro si premurano ogni sera di, di, di sottolineare quando ne parlano allora, ho trovato 2016 l'ac de paiol arrivo con steve cummings derry limp e daniel navarro che non è un tre ma quasi da menzionata orica e cofidissi in fuga a tappa di montagna vabbè no, perché era per questo mi vedevate distratto negli ultimi minuti stavo cercando ansiosamente un risultato che smentisse quanto aveva detto quell'essere lì audace molto audace molto audace dai, Darilimp che arriva secondo, alla tappa di montagna. Allora, Vabbè, sto scherzando, naturalmente, però era la curiosità di, di, di trovare un riscontro. ma Naturalmente non, non cambia nulla in quello che ha detto Stefano. Con ragione, quindi già, già gli ho riconosciuto. La ragione, e di... Di... Della qual è la domanda? Mi puoi ripetere le ultime sei domande? Questo è il pregio migliore del nostro podcast, eh, mi, mi sembra proprio palese, dicevo... Guardate, quello alle due spalle è il fregio migliore del nostro podcast, vedi? Cosa ne pensi della Jumbo -Visma in questo momento? Cioè, Me ne pensi fregio! Che... <ride> pensi che stia per esplodere tutto, pensi che Van Aert debba andare via, pensi che Van Aert debba chiedere di non fare più il tour dall'anno prossimo, per esempio... O pensi un, un altro tema interessante? Pensi che Roglic sia un collante molto importante che in questo momento sta mancando alla squadra? Non pensi nulla? Tu, tu non pensi? Oh, ma non ti ho detto da un sì, <ride> un sì. Allora, penso, che, penso che non succederà nulla di che, cioè, oppure insomma. Magari qualcuno dovrà rimettere insieme un po' di cose, quindi succederà, Non succederà nulla di Ikea. Vabbè, questa è una cazzata. Eh, <ride> nessuno rimonterà i pezzi che si sono ormai. Non rifacciamo dico. un letto ormai disfatto. Prendo le distanze. Adesso lo posso fare anch'io, finalmente. Vedete. Oh. Bello anche il tavolinetto rosso lì, arancione in basso. Che è? Hai visto? È un tavolinetto? Sì, è il cubo, è quello che c'era anche. L'ho portato dalla casa. Dalla casa. Quello che avevo sì. lì... Hai portato poche cose ma buone. Hai visto? So, solo ah, che ok. ora... No? Solamente una botta di nostalgia così all'improvviso non me l'aspettavo. Sto ripensando a te nella tua casetta così tenera, piccola. il cagliavo, che <ride> arrivava. Tanti anni fa. Ah, te dici proprio all'inizio del canale, minchia. No, all'inizio del canale. Si, no, 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 adesso i PRCP che facevamo... No. Ah, ok, ok. Per... Eh, sì, sì, sì. Mi ero Beh. abituato a quello scenario, però ora che ho detto all'inizio del canale, mi sono ricordato anche di com'era lo scenario all'inizio del canale, però di quello non ho nostalgia perché non l'ho vissuto. Capito? <ride> Te ne un cazzo. <ride> Ma che cazzo è questo? che mi rompe il cazzo, mi cita, mi, mi contatta. Va bene. Povero me, povero me, <ride> <ride> veramente. Quindi, allora eh, è chiaro che la situazione. Va verso una risoluzione, non una soluzione, ma una risoluzione, R risoluzione del, con del contratto. No, no, dell'ONU. Cioè, Aia,ia,ia. <ride> Ci sarà una risoluzione <ride> dell'ONU? Per cui Van Arte verrà definito. Van Aert no? e Vingekor non possono mai correre insieme. <ride> Almeno 40, almeno 40 km di distanza fra i due, sempre. Neanche, neanche sul Teide possono stare Arriverà però il veto cinese quindi non se ne farà nulla. <ride> eh. Saina <It's ride> Glory Cycling Team, deve dire assolutamente lassù. Um, oh, tra tra l'altro, qualcuno qua sta per andare in Sina sta cosa è fuori di testa. Eh? Ma non Questa sono cosa... io, non sei tu, è il nostro amico Paolo Armentini che abbiamo. E che abbiamo imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana e che arriverà forse in Cina, non lo so, nelle prossime settimane passando al canale di Suez con la nave container. No, ci andrà in aereo, spero, per lui ci andrà in aereo. Un aereo a pedali, però. Allora, eh... che fa la via della seta. Sì. No, la via della seta perché non gli daranno manco da bere. Ecco a proposito. Eh no, perché eh, in settimana inizia la, la, la vera corsa settimana, settimana prossima, quando è questa settimana inizia la vera corsa importante di questa fase del calendario, cioè il tour of King Lake. Forse si pronuncia Chingai comunque, mm. ora non so bene e quindi, cioè, quando all'inizio dell'anno abbiamo fatto i budget di Ciclo Web, voi sapete, il budget ricchissimo, detto: allora, ma dove lo andiamo? Al Tour de France, il nostro inviato, o al Tour of King Hai Lake? Ma andiamolo in Cina e che ci frega di avere un inviato al Tour de France quando lo possiamo avere al Tour Cinghai? Lei Qinghai o Qinghai. In alternanza, lo dico una volta con la Q, una volta con la C. Allora... Beh, però, 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 non sai se si potrebbe dire eventualmente Cinghai, quindi dovresti dirlo ogni volta sei volte per coprire tutte le combinazioni. Ora mi, mi, mi ricordi l'altro nostro amico Alessio amato della redazione. Che una volta si è uscito con un po' giacciar eh. che lo volevo uccidere prima, c'era Pogacar, po mm, poi, mm. poi però ha saputo che era con la eh, C dolce. Sì. Però poi ha esagerato un cioè, po' Giacciar. C'è chi, sì, sì, chi cappa in questi errori perché la, la pronuncia di Pozio non è facile, è colpa sua. Beh, vabbè c'è di peggio poteva chiamarsi tadei rossi tipo. potrebbe ancora farlo potrebbe andare a cambiare ma... nome <ride> si sì, è sì, chiamato ma... tadei rossi e te che dice <ride> guarda abbiamo numeri in aumento pensa che numeri in aumento eh. mamma mia ragazzi che jackpot <ride> Eh, insomma, la, la, la cara vecchia Jumbo Visma, si trova in questa situazione. Cioè, diciamo che il rapporto con Van Aert credo che vada a esaurirsi, quindi alla fine dell'anno il Buon voto farà bene ad andarsene via, però. Quindi, aspetta però, ti fermo un secondo: contratto fino al 2026, però, quindi pensi che andranno per, tipo, perché li devi andare per via legali, per forza. No, penso comunque... che non comunque una no, cosa nel senso, comunque ci deve essere una, un bel discorsone dietro, quantomeno. Ecco, Penso che dovranno un accomodamento. Poi, se non sarà così, vabbè, verrò in una puntata autunnale di PRCP e dirò: ma ah, quanto sono stato stupido quella volta. <ride> Perché si può cambiare idea? No? Cioè, per, per tornare a no, discorso di No, no, no. Dire queste cose qui per favore, no no, no, no. Scusa, scusa. No, su, eh, inter no, 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 no. su internet c'è una legge, però quale non si può, non si può cambiare idea. No, certo, idea. Ti, ti, arriva, ti, arriva, ti arriva, il ban direttamente cioè, sulla cioè, piattaforma. Eh, qualche giorno fa ho scritto su un account e. Eh, cioè... Non è che se scopri un fatto reale che contraddice una tua opinione, se sei un coglione, voglio dire, puoi cambiare l'opinione. Cioè, se i fatti dicono tu, il contrario, quando tu troverai la tappa del tour del 1983, dove se la sono giocata tre delle professional, io ti dirò, eh, io. Esatto. <ride> comunque quarto in quella tappa di Lac de Pajol, si, si piazzò Vincenzo Nibali alle ah. spalle di Cummings Impi e Navarro, però in, in fuga perché quello era il tour, in, insomma, che lui fece così per eh, gioco, beh. per preparare il Rio. l'ha battuto tre scarsoni, infatti, della de Plus. No? Minchia, Cummings, ah, era, okay. Cummings era un duro come pochi. No, però la tappa aspetta, no, qui c'è da no, scusa, c'è da autofustigadetto, aneddottino No, perché quella tappa era la tappa in cui la maglia gialla Greg Van Avermatt andò in fuga per difendere la maglia gialla e fece quell'impresona, ecco perché c'era pure Inti. Era eh, cioè, un, un tappone. Un tappone. <ride> <ride> Toccati il naso, se no non ti sposi. Diciamo. <ride> okay, okay, Capito? Okay, un tappone. Okay. Va bene, allora... Ehm... Non so, può essere che vado verso una risoluzione, di sicuro questa convivenza diventa un po' complicata perché poi qua, quando eh, le frizioni si sommano alle frizioni poi non è facile tornare indietro e fare finta allora. che nulla sia successo comunque sono successe cambio. quelle cose allora, sì. e quindi allora, eh... Se le frizioni si sommano a altre frizioni ti sa ah, sì. eh, certo. <ride> tra l'altro è successo a me devo andare a portarlo vedi, vedi? Cioè, nella mia macchina uno dei problemi era la frizione infatti poi c'è una perdita d'olio enorme Vabbè, Vabbè, come ehm... quando succedeva Paolino Paperino era sempre o la frizione, o solitamente lo sprint erogeno, quasi Giusto. sempre lo sprint. Erogeno, è presente, lo sprint che ti crea quella, eh, quella libido, lo sprint erogeno, <ride> <ride> tipo come quando Ma Vanderpool. Questa è, da... <ride> è bellissima quando Van der Poel dà la spallata a Bini Binigir, come com'è bella stirata questa maglia, Dalla spallata a Bini Irmae oggi, cioè, lo poteva buttare per terra perché è una spallata di Van Der Poel, io non vorrei prenderla, voglio dire. Eh? Eh, ah, Bini si è abituato comunque, dai. Eh, però l'Alpesin sta un po', sta un po', non dico giocando sporco, però sta un po' facendo... Eh, a me gasa a me Gaza sta cosa di van der Pulli Dout, che tipo mentre Van Art sta lì a piangere che non vince le tappe, lui dice sai cosa, io faccio vincere il mio compagno, boom, 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 e gli incontro tutti i giorni. Cioè, questo è piangere, eh? questo è piangere. piangere alla giapponese, sei, sei proprio un manga. <ride> man eh, Vogliamo finire questo tema su Van Art e la Jumbo, che poi dopo arriverà Fausto 17, non so come si chiama. <ride> Ciao, siete delle merde state sempre lì a divagare. Vabbè, eh, no, comunque quando faccio queste cose mi sembro magrini, quindi non, non devo fare, ah, ecco, queste, bravo, così, bravo. bravo bravo Abbiamo già la forza degli argomenti dalla nostra. Non abbiamo bisogno di metterci a, a insolentire i nostri utenti, comunque ci seguono e ci possono criticare. Io gli mando anche un bacio all'Herpes, dai, <ride> nah, vabbè, vogliamo bene a tutti, siamo gente, siamo ma, gente ma de Borgata, a, a tutti, tranne che a noi. Come disse Eros Capecchi, sei gente del Borgato. Allora, eh... e <ride> mm, poi vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti, Eros. Sei... Ah, e eh... allora può essere che finisca questa storia d'amore tra Jumbo e Van Arte, una storia che l'anno scorso, dall'altro ha vissuto il suo apice. Perché ricordi? la cronometro, Van che sta lì, aspetta Ping, guardi da il 5, Ma momenti molto belli, no? molto ricchi di, di, di empatia, di, di, Beh, di emozionalità per non parlare anche di cioè quel tour è stato molto di squadra anche dal fatto che Roglic è rimasto in corsa ha corso da rotto per aiutare Vingegord, poi si è ritirato ma non voleva neanche ritirarsi, non so se ricordate è stato un po' costretto alla squadra perché voleva continuare a aiutare sicuramente c'era un bel clima Sì, anche se poi in realtà la serie di Netflix ci ha svelato che per esempio Van Aert un po' faceva anche di testa sua quando, quando gli capitava, quindi eh, diciamo che già lì c'erano i prodromi de de del separato in casa. Già lì, la jumbovisma. Vabbè. Oggi si vuole altissimo. Già mm. Ora, allora, devo prendere forza il pupazzetto. qui. E... Cos'è? So, ah, beh. è per il timer, il timer. Il timer per, per le patate, non lo so. Allora, è eh, tanto pieno di polvere. Quindi pieno di, di polvere come la bacheca dei trofei di Van Art alla, doma alla domanda: eh, Van Art se ne deve andare alla Jumbo, Sì, ma penso che se ne andrà. Alla domanda: succederà qualche casino a Tour de France? No, perché comunque Van Art è una persona molto seria. Mm -hmm. Quindi non voglio pensare che, però, le cose succedono anche in indipendentemente dalla volontà del soggetto, perché comunque se c'è uno. Uno sbragamento. Uso questo brutto neologismo. Eh, comunque eh, farà, farà pesare i suoi effetti sulla, sulla corsa de della squadra. Beh, diciamo che olandese. le cose possono posso andare a sud anche senza che si noti molto. Cioè, se Van Art in tre tappe di fila sui Pirenei si stacca a due ore dalla fine, uno la può pensare anche come una cosa normale però eventualmente lui magari non ci mette quel 110% che ci metteva l'anno scorso, si mette il 96%. Tipo. Vabbè, comunque ricordiamoci pure che non è arrivato nella condizione che aveva l'anno scorso, no, perché no, no. comunque c'è l'obiettivo del mondiale, poi c'è ah, l'obiettivo del figlio. Il, eh, è il figlio, esatto, per quello. Che... <ride> Ma parliamo ora di, per mezz'ora del figlio di Vanarte, <ride> dell'essere padre. Perché l'altra volta, ma hanno detto di tutto, cioè, posso, dire, posso dire una cosa? No, no, non devo dire, cioè, però, le era una battuta, dire, eh, vi, vi dedicate cinque anni di al sollazzo e poi dopo cioè, era un modo di dire, così è una battuta, ma anche un invito a, a vivere appieno la, la vita. E semmai al contrario, era un elogio della paternità, cioè, era una sublimazione, cioè, è talmente una cosa importante e bella che va vissuta appieno. Cioè non va vissuta un mese all'anno, capito? Beh, questo è il senso del mio discorso. Tutto il tuo discorso aveva questo senso a partire sì. dal fatto che Vaut appunto avrebbe dovuto essere presente magari più prima, più dopo, ancora più che il giorno stesso. Ti sei espresso in maniera un po' colorita, diciamo, a volte, però ci sta, ci sta. Beh, cioè, porti un Apollo arancione, non è che ti esprimi in bianco e nero, no? con la scritta Ciro Web, dall'altro, eh, pure Sul cuore. Sul cuore, <ride> <ride> fratelli, ti ricordi, la, ti ricordi lo striscione? Eh, cioè, io, io, visto che c'era la Gialappa, c'era questa da, da Bologna proprio inviato Roberto Scardova di 90 minuto e lui stava al centro della, della cena e c'era dietro lo striscione col Q. Si vince, mancava <ride> la parte centrale mm. <ride> e quindi da Giappa si diciamo, Ma col Q si vince, cosa vorrà dire? Poi si sposta un attimo e si vede: La O, col cuo si dice, ah, allora sarà col Cuolo si vince. <ride> col cuneo. Vabbè, sempre geniali Giappa. Ehm... Vabbè, e... quindi, 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 quindi secondo te non succederà nulla di rilevante durante questo tour. Io sono curioso perché comunque, eh, ripeto, fra che potrebbe andare via prima, fra che non salga il gambone, eh, comunque, appunto, anche a prescindere un pochino magari dalla sua volontà, Vingor potrebbe ricevere un po' meno aiuto dell'anno scorso. D'altronde l'anno scorso aveva pure Roglic, che è evidentemente ma... eh, determinante in questo ma senso. Tu... Eh, però, ripeto, Van Aert comunque l'anno scorso era proprio super top, super The charge e, e quindi non avere quel Van Aert lì già sarà una cosa in meno eventualmente e Fingegord potrebbe anche solo avere un gesto di stizza che poi Fout gli dice, oh, hai reso per esempio che vuol dire hai reso? Ah, scusa, è vero, è, è in bolognese appunto, hai reso vuol dire tipo hai rotto i maroni, cioè, ma basta. Okay. <ride> hai reso. Che, che cazzo Scusate, è <ride> eh sì, eh, cioè, l'anno scorso è stato aiutato tantissimo da, da Van Art. E... Vabbè, quello che è successo l'altro giorno lì nella, tappa, nella seconda tappa sicuramente ha lasciato delle scorie, mm -hmm. eh, scorie di tutti i giorni. <ride> vecchi ricordi una scoria sbagliata vediamo quanto saranno professionisti però diciamo i presupposti non erano dei migliori appunto tu hai citato vot che annuncia l'addio se, se, se ti nasce il figlio eh... Beh dai, co, 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 quella sera lì te l'avevo già detto nell'altra puntata no? se sei Wingegord e ti alleni da tutto l'anno per il tour e esce quella notizia, quella sera, cioè, sì, insomma, ma non possiamo. A terzo sapere. distanza d'albergo la distruggi dai. Ma non possiamo sapere, però, se Vought non abbia detto ragazzi, io quest'anno devo fare? Il mondiale, che, che ci vengo a fare? Tu, de France, fatemi fare il giro oppure non fatemi fare proprio nulla di grandi giri. Mi preparo a parte, mi faccio due corsette, mi faccio il tour King High Lake, così l'inviato <ride> è felice. Invece no, no, tu devi fare il tour. Allora, capito che questo cambia un po' le cose. Sì, si, si, allora, se, se fosse successo quello, sarebbe ovviamente il più grande errore della Jungovisma: cioè, perché in quel Ma modo dai, sostanzialmente io... stai dicendo: no, non, non ti vogliamo quanto tu ci vuoi. Ma sai, ma mi stupirebbe perché in genere poi la Jumbo Vis, ma non ricordo che nessun management abbia mai fatto errori grossi, lo non so. Non so. <ride> Ti ricordi quando quello è caduto? Gli hanno dato la bici di sei taglie più grossa, allora, vinghe cord eh, alla tappa del, della Rupede l'anno scorso. Cioè... l'altro, lì stavamo facendo la pipì e quello gli serviva o quell'altra volta alla Roubaix dove Van Arta era indietro e loro non fermarono i compagni per aspettarlo cioè, è piena la storia di, di, beh, di, sì. di cappellate de, 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 della jumbo-visma de, de, del suo management e quindi Grisha Nirman che l'altra sera ha detto se, se qualcosa non è andato per il verso giusto è responsabilità mia ha detto proprio una grande verità uh -huh. certo, poi Vingegaard poteva pure metterci del suo però che non ce l'abbia messo Dice che lui è, cioè, ma non tutti sono uguali, cioè, ragazzi. C'è chi ha la presenza di spirito, no? di capire che eh, ci sono dei momenti in una cosa. In cui la cosa più importante, ieri eh, mi è capitato dopo tanto tempo di, di vedere un video di Montemagno Non so se lo conosci, Marco Montemagno, Monti, mm. che, che per un periodo ho seguito molto. Sì, è un bravissimo oratore anche da volte magari un po' troppo... Sì, però, eh, io io, io l'ho conosciuto più dai meme. Ah, <ride> sì, <ride> sì. allora, lui riportava uno speech di un oratore americano che diceva, quando noi valutiamo... Non è una divagazione questa, ragazzi, sto parlando di ciclismo, di eh, quello che succede cioè, però, nelle squadre. Però, però Marco, non puoi vivere con questo terrore, dai, adesso. sicuro non puoi vivere con questo terrone. Eh, no, allora, praticamente... Petri dice: allora, quando noi dobbiamo giudicare eh, un, un dipendente, un collaboratore della, della nostra azienda, no? allora, ci sono due assi. Su, su un asse, noi mettiamo eh, la, la natura della sua performance, cioè giudichiamo la sua performance, e sull'altro asse, giudichiamo il trust, cioè quanto eh, quella persona sia affidabile, quanto eh, faccia il bene del gruppo cioè gli altri de della squadra si fidano di quella persona. Allora, eh, diceva mh, questo oratore riportato da, Mon da Montemagno, l'ideale sarebbe uno che sta in alto a destra nel, nel, nel grafico, no? cioè che ha il massimo delle performance, il massimo dell'affidabilità, ma questo è quasi impossibile da trovare, cioè ce ne sono a pochi, qualcuno a meno che A meno che non ti chiami Tadeo Pogazzaro ovviamente. Esatto. Eh, che, e poi esulta, diciamo, eh, che esulta mentre eh, prende da buono dietro <ride> vincendo la volata, vabbè, e, 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 e dice: eh, La figura peggiore, quella più tossica per un gruppo di lavoro, quale è anche una squadra di ciclismo, è high performance, low trust, cioè quello che ha le massime performance, però è un pezzo di merda. Detto perché così, così in parole. Perché... Perché, se non hai buone performance, eh, almeno vabbè, stai in disparte, no? È quello il discorso, credo. cioè eh, perché lui ti porta dei risultati, sì, indubbiamente, però non fa gioco di squadra. Cioè, il lungo termine, tende è il lungo termine: a, il lungo no? termine a distruggere cioè, il tessuto sociale all'interno del gruppo di lavoro. Ora, eh, senza stare a dire che Vinga è un pezzo di mezzo, perché non lo è assolutamente, per carità però magari eh, cioè, mh, ha un carattere che lo porta a essere magari un po' autocentrato oppure boh, introverso, a volte anche per timidezza alcune persone, ah, non sì, hanno quel, sì. quell'estroversione, di dire prendo in mano io la situazione. Cioè, eh, Posso che tra l'altro sai... spesso la timidezza in realtà è anche relativa a disturbi vari che magari la persona stessa non conosce neanche. La diarrea per esempio. <ride> <ride> Hai conosciuto uno l con la <ride> di <Devo> stare molto <ride> per <i> cazzi, <ride> allora, eh, cioè magari uno fa per cattiveria, cioè, Sai quanti, ma credo che tutti quelli che ci stanno ascoltando no? eh, o guardando, ripensate nella vostra vita quanti errori avete fatto eh, per non saper bene come muovervi in un determinato contesto. Poi dopo ci ripensate e Caspita, è vero, ho sbagliato, però. Tu facendo quell'errore non lo fai per cattiveria, ma lo fai perché ti manca l'esperienza di quel contesto, di quella situazione, ehm, oppure la sottovaluti in una determinata situazione, ma sempre non per cattiveria, ma per, proprio per, per mancanza di presenza di spirito. E poi dopo te ne accorgi, però l'errore ormai l'hai fatto, il danno ormai l'hai fatto. E quindi l'altro giorno Fingar avrebbe dovuto dire, mettiti alla mia ruota, lo chiudo io il buco sulla Fè, caro Wout, e non l'ha fatto... Non ci sta secondo me l'idea del fare la, la tua corsa in quel, in quel momento perché manca un chilometro alla fine. E, oh, e quindi eh. lì abbiamo avuto un esempio di high performance, low trust. E quindi cioè, proprio la, la situazione peggiore per un, per un gioco di squadra. Infatti, abbiamo visto i risultati. Cioè, Vingegaard mm -hmm. completamente centrato sulla propria eh, battaglia contro Pogacar e La squadra l'ha diciamo, supportato in questo, scusate, suffragato volevo dire in questo. Ehm, e, e però, poi alla lunga che succede che tu spacchi lo spogliatoio, Van ne va sbattendo la porta, lanciando la bici, eh, urlando, non condividendo più con la squadra. Dei momenti mm. che invece è importante condividere, che è... sì, anche Enderman dice: Si sì, è mancato un uomo con un chiarissimo riferimento. Avremmo potuto fare di più, avremmo potuto fare così, avremmo potuto fare cosa? Martens, l'altro direttore sportivo che dice sì, effettivamente è a posteriori, però non siamo alla PlayStation. Questa cosa si dice sempre, però diciamo il Garent Thomas di, mm -hmm. di Roma che, ti, che si mette Cavendish nel taschino e eh, eh, lo porta a vincere la, la tappa anche se di un'altra squadra. Eh, non avrebbe mai determinato quella situazione la Tappa avrebbe vinta anche meritatamente Van Aert non che la Freya non abbia meritato anzi per carità bravissimo eh, mi, mi riferisco alla situazione interna alla Jumbo-Visma cioè meritatamente Beh, Van Aert sì, all'interno del, del gioco Jumbo per tutto quello no. che ha fatto storicamente per la squadra Vabbè, per regalare anche comunque una Gand sì. pochi mesi fa sono anche una squadra abituata a vincere e che si incazza a prescindere quando non vince, anche quando arriva secondo, appunto. Quindi cioè, si pongono obiettivi importanti all'interno dei quali è richiesta una performance altissima. Mi è piaciuto questo discorso della divisione col trust, ha molto senso. Anche perché e, um, sì. scusami, ti ho interrotto. No. Dilla questa cosa perché no. provo a ricordarmi, lo dico? Dai, dai. No, dico anche perché, poi in realtà la cosa in sé potrà pure sgonfiarsi in un paio di giorni, no? Van Aert in quel momento si incazza, poi uno, un po' Beh, sì, è così sì, Van Aert, un po' sì, si fa sì, passare sì. le cose, insomma, sì, è vero, cioè, vero. Non, non è uno rancoroso, non mi sembra perlomeno da, da, da come... Si muove nel ciclismo, poi Consideriamo comunque nel... che noi abbiamo sempre una, una percezione un po' appannata di quanto il fare l'atleta comunque preveda quotidianamente più o meno degli scazzi, dei nervosismi e, e delle, non lo so, del temperamento alto comunque perché c'è intensità e in realtà noi ma poi lo stiamo scoprendo molto adesso poi con, con i Netflix, con sempre più media, no? noi non lo vediamo ma queste cose vi assicuro che in uno spogliatoio succedono di continuo e come fra amici eh, la sera stessa non te ne frega più niente e, mm. e fa parte di far l'atleta sta cosa sì eh, è esattamente così quindi magari la cosa lì tra di loro si sgonfia o si sgonfiava dopo due giorni il problema però è che tu devi prevedere mm -hmm. una cosa cioè tu non stai giocando del campetto eh, con gli amici per cui ti mandi a fanculo perché quell'altro ti fa un'entrata così oppure non ti passa la palla ci litighi e poi dopo la sera ti bevi a birra, perché succede proprio esattamente come hai detto sì. tu adesso Assolutamente. Eh, ma c'hai cioè addosso gli occhi del mondo e eh, una parte di quel mondo mi riferisco alla stampa belga è morbosamente Capito? Attaccata, vinghiata a questo tipo di cose, perché? Perché comunque c'è un enorme interesse intorno a questi personaggi. Beh, è come il calcio, Harte, in Italia, è come il calcio in Italia, come il calcio in Italia, le frasi di Remco sul tour. E quindi Van Aert viene vivisezionato e, e, e possiamo tranquillamente aspettarci che non solo sui giornali, come succedeva un tempo in televisione, ma sui social è un continuo. Pressare su questa cosa, vanaggio. ma anche noi nel nostro piccolo abbiamo fatto, Vanar furioso, sì, eccetera. Sì, sì. No, noi abbiamo poi sono, la... arrivati, sono arrivati anche dei meme pesantissimi su Poggi che lo sfotteva e esatto, esatto. Allora, tu puoi essere eh, schermato quanto ti pare, ma alla lunga io sfido chiunque, cioè succede anche a casa, no? quando il vostro partner o la vostra partner viene e vi ripete dieci volte una cosa, già la sesta volta tu... Per mandarlo a quel paese perché abbiamo con gli occhi. Me l'hai già detta questa cosa. Ora immaginate voi già siete sotto pressione perché sei al Tour de France, stress tutti i giorni, mille cose da, da fare, da fare attenzione, a portare a casa la pellaccia, anche se eh, ti sposti, sposti 30 milioni di euro della tua squadra. E, e, e tu senti continuamente intorno a te questo vociare? Eh, ma sei nervoso, eh, ma sei stressato, eh, ma sei separato in casa, cioè, alla fine. Come fa a non incidere nella tua prestazione? Incide per forza nella tua e quella di tutta la squadra. Quindi deve esserci proprio un'intelligenza emozionale da parte di Ping per capire che aiutare Manhart tagliava proprio la testa al toro e chiudeva tutte le, le chiacchiere, tutto il vociare che c'era stato. E quei 10 non, watt, aiut eh, non, non, non ti fanno perdere il tour mentre non aiutarlo, alimentava molto questa cosa, a, a tutto detrimento de, de, degli obiettivi della squadra. Che, infatti, quest'anno non vincerà un cacchio. Lo <ride> <ride> no, so, no, eh, magari con, con questo mitaglio. Mi no, 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 con questo mi dai è vero, Vai. è anche inesperto. D'altronde, è inesperto in generale. È inesperto a fare il capitanone. L'anno scorso, st <coughs> stesso, sono arrivati col co-capitano. È la prima volta che ha tutte e dico tutte le pressioni su di lui. Tanto quanto, tra l'altro, l'anno scorso, quando ha provato a battere Poggi, ne aveva pochissime in realtà, perché Poggi sembrava imbattibile. Quest'anno la situazione è totalmente ribaltata. E infatti. <ride> Ci sono stati anche dei complottismi o comunque delle battute sul fatto che Pogacar, infortunandosi, si è tolto ovviamente tantissima di questa pressione che aveva, perché invece poi era quello che dopo aver perso l'anno scorso, quest'anno doveva tornare assolutamente a vincere il tour, e se l'è tolta e quella, quella pressione. La doppia impressione che doveva essere di, di Pogazza, la sua percentuale, è stata trasferita interamente sulle spalle di Vingegord È molto difficile da gestire, in più Poggi, a proposito di intelligenza emozionale, secondo me invece è un essere umano avanzatissimo, bionico, perché veramente lancia le frecciate però senza risultare sgradevole quasi mai, diciamo. E nel frattempo ti mette pressione sportiva, nel frattempo però sta sempre lì a sorridere, tranquillo, sereno, <ride> veramente dura, verrà a che fare con questo personaggio. Vabbè, ieri sera nell'osteria ho messo come foto di sfondo lui che fa il capolino eh. lì, la, va, la <ride> scena che mi ha fatto ridere proprio tantissimo. Come fai a non adorarlo, quello lì? Eh, invece, Vingegaard, poverino, lui... pensa a Vingegor quanto lo odia, sapendo che tutte le persone del mondo dicono come fai a non adorarlo, quello lì, e di lui non lo dicono invece. Perché poi nella squadra dei cattivi, no? Stai aggiungendo, di... stai aggiungendo un bel tema che poi svilupperemo la settimana prossima, in questa rivalità che ancora, cioè, di cui ancora abbiamo visto pochissimo rispetto a quello che potremmo vedere, se ci va bene, voglio dire. cioè se tutti e due continueranno a stare in salute a, a come posso dire a... a che cazzo, se ah, i grand tour a andare forte insomma... ad avere risultati e prestazioni, cioè non voglio usare il termine performare perché lo odio, però andare, forte, dico, andare forte così... Se, se continuano ad avere grandi prestazioni nelle grandi gare a tappe, a sfidarsi, magari qualche volta pure al giro... Cioè, potremmo Come... veramente scrivere pagine di una rivalità me memorabile, perché poi in genere le rivalità sono così: uno vince sempre, l'altro vince molto ogni tanto, è così. Poi nelle rivalità. Se tu Beh, ci pensi. Semplicemente che... perché in realtà c'è sempre uno più forte dell'altro, non posso essere forti uguali, è impossibile. Merx e Gimondi Merx ha vinto tutto. Gimondi ha vinto mo molto, ma po molto poco rispetto a Merx, eh, cioè, ogni sì, tanto, sì, magari sì. quando non c'era Merx. Eh, insomma, va bene. Eh, forse non è del tutto vero questa, questa cosa che ho detto, però io sto pensando ora ad altre rivalità in cui comunque hanno vinto parecchio l'uno allora, e l'altro. Diciamo che ci sono delle frasi fatte di che non mi ricordo da chi sono state dette, tipo. Che una rivalità per essere tale deve prevedere che comunque ci sia uno scambio di vittorie. Se vince è sempre lo stesso, non è una rivalità, è tipo un demolition derby. Ma però <ride> eh, anche di Pulidor era una rivalità. Però, e vinceva solo sì, anche di. Sì, sì però, però è, stata, è stata particolare. Vabbè, ma, ma <coughs> Van der Poel e van Aert. <coughs> <ride> 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 No, 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 certo, eh, rimane una rivalità anche quella. Assolutamente, assolutamente. Ma poi, tra l'altro, vabbè, ma fra loro due non potrà mai essere così. Perché ne nelle due occasioni in cui si sono scontrati al tour ne, ne hanno già vinto una testa. Quindi. Per ora è andata così. Vabbè, comunque, insomma, diciamo che il meglio di questo tour, eh, speriamo che sia ancora davanti a noi. Del resto sono passate appena quattro tappe. Eh, eh, da un'ora stiamo parlando. Mm. E non abbiamo detto nulla di quello che avremmo potuto dire no, de delle tappe, nello specifico, non abbiamo neanche parlato. Praticamente, Vabbè, no, no? E non abbiamo neanche parlato del giro femminile. Porca miseria, ora che mi ci fai pensare? Oggi, tra l'altro, un dramma. Siamo già un'ora di trasmissione. Eh, però... no, 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 che dopo due settimane di pausa, ci sta la trasmissione un po' più lunga. Secondo me, sarà apprezzato. No, non mi vuoi parlare di Giro Donne? Come no, come no? Non voglio parlare di Giro Donne. se frega del tour, il tour è noioso, come dicevamo all'inizio. Via, via. Abbiamo parlato abbondantemente. Comunque, la Jumbo da. Poi ne parleremo per le prossime tre settimane. Allora, facciamo i seri. Ti faccio una domanda finale e poi concludiamo. Vale a dire appunto come vedi pozzi è in questo momento fra i due chi sembra avere un po più di edge vincerà lui <ride> cioè, smentisco quello che ho detto tre minuti fa che la jumbo non vincerà nulla <ride> no dai eh, non, non posso credere che cioè, in salita mi pare superiore a winggold eh, pozzi sì. è superiore in, in tutto il resto quindi dipende eh, come si orienterà la barra della corsa cioè se ci saranno le condizioni per cui la corsa venga decisa in salita vincerà <coughs> se ci saranno le condizioni per cui Pogacar troverà il modo di qualche tappa intermedia pure di salita però magari in situazioni un po' particolari eh, se, se troverà il modo di mettere a frutto la, la, la sua creatività al servizio di, di, di un progetto di, di ribaltone perché comunque anche se è avanti Tadei di pochi secondi comunque, il campione uscente è sempre l'altro, quindi, sempre di ribaltone si tratta deve ancora ribaltare il risultato dell'anno scorso. In questo senso, dico ribaltone, mm -hmm. dovrà ribaltarlo. Quindi, grande incertezza. Vabbè, per me, ci divertiremo. Comunque, ti vedo pessimista, ma per me ci divertiremo. Almeno ci voglio sperare perché già al giro ce l'hanno mozzato. E il giro donne, pure tra l'altro, diciamolo perché eh beh, <ride> alla fine mi fa sì. vedere, vedere la situazione. Del giro donne qui, che oggi eh, ho visto giro poco. Donne, dopo oggi ha una chiarissima padrona. Purtroppo, ma quella va? che era una bellissima sfida fra Elisa Longoborghini, comunque sfavoritissima per carità, e Amic Van Floten oggi oh. è finita su quel cumulo di sterpaglie sul quale è planata LB purtroppo. Stessa curva, cadono entrambe, ma Van Vluiten riesce a, a cadere po pochi metri fuori dalla sede stradale senza fare un capitombolo esagerato. E invece no, senza Longo, fare proprio il capitombolo. Esatto, alla lungo gli si è proprio bloccata la ruota, ha fatto una capriola, fortunatamente è finita sul morbido, ma... Adesso in ospedale, proprio in questo momento mentre parliamo, credo, infatti le mandiamo un abbraccione, anche un bacione senza herpes a lei, perché insomma io nel tempo non mi dispiacerebbe provare a conquistare il cuore di Elisa, eh, piano piano però, piano piano con, con discrezione, e, clavicola, commozione cerebrale. è già impegnata, ti eh, segnalo. Qui, qui, qui squili, qui squili, <ride> Saluta Jacopone, un saluto. Eh, Jacopone da Toddy. <ride> eh, no, ma lei lo sa. Poi su Instagram gli ho scritto già un sacco di volte. Detto ciò, purtroppo insomma è un po' finita la lotta per la vittoria di questo giro su quella caduta. Eh, perché ora Van Floyten ha più di due minuti su tutte in più comunque è Anni Van Floyten già prima c'erano pochissime chance per tutte le altre già prima di oggi aveva più di un minuto su Longo Borghini però ieri Longo aveva dato quella bella stoccata di vincerle in faccia e poteva capitalizzare anche sul fatto di avere Realini in squadra Realini che ora diventa un po' la speranza italiana e non solo di divertimento di, di questo proseguì Giro Donne che, però, non ha più salite lunghe, importanti dopo oggi, e quindi beh, in realtà beh, insomma, sono tutti percorsi molto per anne Ma quali sono, sono percorsi, quali sono i percorsi che non sono per anne Sono tutti percorsi per Anne Ovviamente, però, se c'è una speranza che puoi avere, è che in una salita veramente lunga, lunga importante, eh, Realini eventualmente possa essere meglio di lei. Beh, Guarda, è letteralmente eh, l'unica speranza tecnica che si possa avere, penso no? a punta di la tappa del santuario della Guardia, quella ligure di giovedì, perché secondo me lì c'è anche la lunghezza delle salite, su cui Realini potrebbe effettivamente, ma non mettere, cioè Realini proverà a giocarsi il podio a fare un altro podio dopo quello ottenuto alla Vuelta, eh, tanto le basterà, voglio dire, tra l'altro, è al primo anno in cui è. Protagonista e se la gioca alla pari no, con gli altri, certo, veramente una disdetta. Questa, perché, cioè, non è stata manco solo Longo Borghini, anche Marta Cavalli oggi pare sia caduta, pure sì. lei in discesa. È comunque arrivata lontanissima. Ha perso 4, 4 e minuti e 37 sì, dalla vincitrice sì. Niedermayer, che però è arrivata praticamente con pochi secondi su, su Annemick. E vada, è stato comunque tutto nasce da cosa nasce da questa mh, straordinaria eh, vista agonistica di questa cavolo di Mick Van Vloeiten che praticamente cioè, cosa è successo perché, perché stiamo parlando di questa, <ride> di, di questa hai, sentito, hai sentito l'intervista vero no non l'ho sentito eh, adesso mi inserisco cioè praticamente eh, era finita la salita su cui una salita cioè, di Sant'Ignazio eh, Manco stiamo parlando del Mortirolo. Comunque, una salita che aveva dei punti anche eh, duretti, ma alla fine mancavano 50 metri alla fine della salita. Chiunque al posto di Van Vlooyden avrebbe detto: Vabbè, siamo arrivati, scolliniamo. invece no, lei ancora doveva, doveva staccare la Longoborghini. Ma per far cosa? lei staccare a 50 metri alla fine della salita. Per far cosa? Che poi già prima, sulla discesa di passo del Lugo, Longoborghini aveva recuperato tipo un minuto e 15 da sola. Perché si era fatta sorprendere da un attacco di Van Vloiden Realini, eccetera. E... Non so se si è fatta sorprendere, mi sa che l'hanno proprio staccata eh, sul passo del lupo. Io Penso ho male, letto che per si era fatta sorprendere, però ah, sì. non abbiamo avuto le immagini non possiamo. Perché non mi sembrava che all'inizio fo sembra all fossero in tre, però potrei sbagli potremmo <ride> Vabbè, sbagliare oh. tutti, visto che appunto, non c'era da dire. Ah beh, raccontiamocela così sì, sì, sì. una volta inventai di Samiata una narrazione su un'azione di Roberto Eras alla Vuelta. Perché non c'erano le immagini, potevi inventare eh, però, era, era bella ve ne fuori una bella storia. tappone così. No, 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 no eh. cioè, inventai il momento dell'attacco, eh, inventai una dinamica che mi sembrava credibile ora se ci ripenso a distanza di vent'anni Do dobbiamo cagata. assolutamente contattare Roberto Eras uh, per sapere <ride> come è andato. Sì, ma manco mi ricordo nulla di, di Beh, su come contestualizzare poi non è che ha vinto una tappa sola Eras ha 20 alla vuota quindi non è manco facile risalire allora, ehm, quindi già aveva recuperato in discesa eh, oggi mancava cioè c'era un Diversi chilometri di discesa dopo la, la salita di Sant'Ignazio prima de, dell'ultima rampetta, e quindi che la stacchi a fare una a 50 metri dallo scollinamento a che ti serve? Ma... Eh, forse lei... era un po' scottata da ieri, ma aveva la paura di arrivare in volata. Voleva per la, iniziare la G, GPM no, Ovviamente voleva vincere la tappa. Mm. Cioè, voleva okay, andare no, a prendere la Niedermayer no, a... e batterla in volata. Ma la vai a prendere più facilmente se siete in due: tant'è vero che poi da sola non l'ha sì, presa la vai a prendere più facilmente se sei dentro di quindi che, che la stacchi a fare. Però lei no. l'ha staccata, perché lei è così, proprio c'ha cioè, sta tignana al centro del cervello qui, proprio nella, come questa cosa che abbiamo qui, la epistola, la mia <ride> epistola. <ride> epistola. C'ha cioè, la digna proprio qua dentro e ha detto no, la devo staccare, l'ha staccata, e sono stati quei 4 secondi che sono stati determinanti perché poi che cosa è successo? che poi sulla discesa Elisa si è sentita in dovere di andare a chiudere su che poi sì. mica la lascia andare via ma tra l'altro anche Annemiek stava andando su di brutto per andare a prendere la Riedermeyer appunto quindi cioè, tutte andavano fortissimo quindi per 4-5 secondi cioè nulla anche nell'economia del Giro anche se se li fossero portati altra cosa non sarebbero stati comunque nulla anche se fossero stati 20 secondi quella a, a, si è sentita in dovere di rischiare di andare al limite e questo le è stato fatale perché poi su quella curvaccia eh, si, si è piantata la bice lei si, si è ribaltata su questo ponticciolo di terra. Solo che dietro c'era il duro a quanto pare, quindi forse si è rotta la clavicola. Speriamo di no. Eh, però di fatto oggi ha perso 7 minuti. Quanto ha perso si sì, è arrivato al traguardo. Ma che iella, porca no? miseria, perché che ero, che ero proprio contento ieri di averla vista così ah, bene. Proprio sì. ehm, capito, pimpante, ma proprio giusta. Veramente. Beh, e oggi comunque l'aveva confer confermato per tutta la data. Sì, cioè, cioè, scusa, ieri miglior volata della sua carriera a mani abbastanza basse. Cioè, e... Sì, ti dicevo appunto che mi sarei inserito con le parole di, di Van Fluyten perché mi ha colpito il fatto che ha spiegato che lei è partita dall'inizio del passo del lupo, così, diretto, a fare il ritmo da inizio salita, perché, perché voleva fare la discesa tranquillamente. Lei sapeva già tutta la tappa nella sua testa. Voleva farla discesa tranquillamente, infatti, si sono fatte riprendere. Poi tanto Realini lo sappiamo che in discesa poi insomma, deve migliorare molto. Non ha sicuramente l'aerodinamica giusta per ora. E quindi si sono fatte riprendere per lei non era un problema perché tanto era prima in classifica. Non è che doveva fare il fugone leggendario, non le interessava. Quindi, cioè noi abbiamo un atleta che <ride> eh, distrugge una salita per eh, affrontare più comodamente il resto della tappa per motivi tattici, è una roba fuori di testa. E Quell'aspetto di cui parlavi tu a me piace molto. Cioè, io adoro il fatto che siano così tanto competitive, così come insomma, il maschile, quando succede, ovviamente. Eh, mi fa impazzire. Cioè, esattamente come vorrei il ciclismo. Con meno cadute, sì, eh, purtroppo. Que que quella discesa era molto tecnica e palesemente non era mai stata studiata da nessuno. Cioè, penso sia quello il punto principale. Eh, perché comunque sono cadute in tante nonostante non fosse mh, scivolosa non fosse disastrata a livello di manto eh, era un po' stretta però cioè una bella discesa alla fine fare. non lo so però sai perché comunque non era, forse non era ben segnalata però non, non saprei ma dai è comunque questa... ora no... Siamo comunque in Piemonte, non sarà lontanissimo da dove sta Elisa, mm, eh, oddio forse un po' sì. poi sono po talmente so. tante le montagne lì, eh, salire, direi, non è direi. detto che debba essere, andata a studiare Sant'Ignazio anche quando stava a casa sì. ad allenarsi. Oggi ecco. cioè, arrivavano con... in un paese di mille quindici abitanti. Insomma, anche perché lì. aggiungo, vedi... Que, que, que... Percorso è stato presentato nella sua interezza eh, sì. pochi giorni fa, per quindi quello, manco sapeva no, che sì. c'era la Tagliera di Sant'Ignazio. Per quello dicevo, non si, si è visto che non l'hanno provata, e questo è un problema organizzativo, se vogliamo. Cioè, È, è lì il problema, non la discesa. Secondo me, eh, i famosi discorsi che fa sempre Ansen ultimamente, che hanno applicato pesantemente al tour di andare a vedere tutte le discese, tutti i punti pericolosi, segnarli bene, eccetera. Non. Non è stato minimamente applicato in questo caso, evidentemente. Perché il passo sì. del lupo è una salita, scusami, che è comunque è già più conosciuta. Sicuramente sì. capita di averla fatta, non è lontana, manco da, da, da Torino. Cioè, quindi è una salita. Che ci sta che uno l'abbia fatta e la conosca, mm -hmm. ma Sant'Ignazio, cioè chi va lì a sconfondare cioè. a Sant'Ignazio a provare salita e discesa anche in allenamento, così anche per, per completezza, sai, dei, dei, dei collezionisti di salita sì, e discesa sì, sì. che tra l'altro da allenamento. Sarebbe anche una salita fighissima. 4 km all'8%, il primo facile, i due centrali al 7%, il terzo al 13%. Discesa tecnica. Fai avanti e indietro così 10 volte al giorno, diventi primo Sheroglitz praticamente. Comunque, eh... boh, 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 boh. niente, niente, stavo dicendo una cosa. Boh. Questo no, era no, tipo no. un giro di basso. Boh, 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 boh. <ride> Eh, ah no, stavo dicendo una no. cosa di, di Van Vloeten ma vabbè mi è sfuggita Van Vloeten è perfetta ah, eh, no, ecco, ecco. Sei, te, te la vorresti sposare però ormai. <ride> fino a te la vorresti mi <ride> eh, no devo, devo aggiungere una cosa, cosa devi, vero Van Vloyden? però poi Longoborghini nella discesa è vero che magari le altre hanno rallentato la hanno rallentato però Longoborghini ha staccato tutte le altre è sì, 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 entrare sì, da sì, sola poi le altre dovevano ah, di più dici, cioè mh, Completavi il discorso sulla conoscenza probabilmente anche di quella discesa. No? no, non sulla conoscenza, eh, sul fatto gamba, che Elisa è gamba. così, bravo, che eh, Elisa sì, sì. comunque, è... poi Elisa non è mai stata una scalatrice pura, quindi mm -hmm. ci sta che possa pure perdere ruote da, da Van Vloden e Realini su una salita all's categoria in discesa però spacca tutto. Ma infatti Elisa, io nella mia testa l'ho sempre accomunata molto a Vincenzo Nibali. Per me sono molto lo stesso tipo di corridore. E... Sì, cioè, veramente molto simili, sono nati in periodi simili e... e proprio le loro caratteristiche migliori sono le stesse, tipo il fondo, l'occhio la... tattico. Eh, la discesa, saper guidare la bici. Il eh, montaggio analogico, eh, l'occhio <ride> della madre. In, in salita occhio. sono fortissimi, ma non sono degli scalatori puri, però quando va sul fondo eh, funzionano molto bene, diciamo. Eh, non hanno assolutamente volata, infatti in Ibali una volata come quella di ieri di Elisa non l'ha assolutamente mai fatta, neanche a lontano proprio. Comunque possiamo fare un piccolo riepilogo? Perché poi... Eh, il poi è già. Chiamano a metà sì, de, del, suo, mm -hmm. del suo cammino la prima tappa è saltata per nubifragio, c'era la, la cronometro Bello. di Chianciano Temme prevista, praticamente un inseguimento eh, infatti era prima Letizia Paternose che fa caso. parte del quartetto Bello. non Chloe Tiger, però io mi sarei giocato a casa su Chloe Diger, Eh, però... ma mi sa che ha beccato la vera, sì. cioè la, la, le condizioni peggiori possibili è comunque una Chloe un po' in ombra, devo dire sì. in questi giorni. Comunque, tappa sì. annullata, eh, cancellata. Secondo giorno, ammarrati. Già qui hanno mick Van Floyd hanno messo le mani sul giro perché è arrivata in solitaria. Non abbiamo visto nulla della sua impresa perché c'è una tempesta di, di fulmini. <ride> Vabbè. Eh, eh, beh, oh, eh, se i velivoli non hanno potuto volare, gli, gli, elicot gli elicotteri, sì, dai, quel giorno stendiamo un velo pietoso. Due <ride> minuti prima c'era il sole, tre metri dopo c'era il sole, per mezz'ora non abbiamo visto solo esattamente tutta la parte importante della tappa. Ma Guarda, su riprendo, non voglio, no, 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 non voglio neanche entrarci perché abbiamo già parlato. L'organizzazione è stata a caso, hanno trovato no, i soldi dei no, no, tre no, giorni no, da pie. No, 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 allora noi dobbiamo spezzare la, anche la, una la lancia. Rai, la, la RAI avrà mandato quelli con i cellulari a riprendere più o meno. No, L'hanno no. organizzato una settimana prima. So. Ma non è la RAI, la Rai, non è PMG che fa la produzione, eh, la produzione sì. Ma le riprese ha preso la prese Rai che ha salvato. Non so se ti ricordi quegli articoli mentre eri in vacanza, eh, ha salvato l'organizzazione sì, ha salvato l'organizzazione del Giro Donne. Dicono tirando fuori tipo 800K eh, a 5 giorni dall'inizio della corsa. Ma eh questa è la federazione? Diretti. No, no, no. La Rai, no, non so chi è, non mi ricordo no, la federazione chi sei, i soldi la però facendo, per fare le riprese della Rai, quindi la Rai sta producendo il giro donne? Non vorrei dire una castroneria, ma penso proprio di sì. Perché PMG Sport sta nell'organizzazione, le grafiche mi sembrano quelle di PMG Sport, non so, tipo, penso che sia PMG Sport, va bene, comunque non, non è rilevante, in ogni caso, che sia Rai o che sia PMG Sport. Cioè io, ecco, io volevo emendare la Rai da qualche critica che sto leggendo, ma perché forse non, non c'entra la Rai, ma non neanche PMG Sport con la cosa di Marradi. Perché quando non si può alzare in volo un elicottero un aereo non dipende dall'organizzazione, dipende da, dall'aviazione dall italiana. Cioè ci sono leggi molto stringenti in tal senso. Perché dico questo? Perché è successo oh. talmente tante volte al giro che lo sappiamo e non c'entra l'organizzazione in questo caso. Poi mi puoi dire che invece il giorno dopo la vittoria di Lorena Vibes l'immagine sganciava tre volte, volte sì. nell'ultimo chilometro eh, a tappa di Modena, la vita involata dalla Vibes quindi la produzione non è la produzione del Tour de France ecco. Vabbè, Dicamola, diciamo che comunque se non ti si alza l'elicottero in teoria esistono comunque le moto eh. apre e chiudo parentesi. Sì, certo. sì però il segnale non lo puoi mandare cioè tu lo puoi fare con le moto l'elicottero serve come ponte per le, per le ponte. immagini eh, quindi se non può alzarsi in volo l'elicottero le, le, no, no, contro l'aeroponte non... veramente non, non voglio fare critiche però posso, mo, po, voglio prendermi la libertà di dire che quelle tre tappe, prime tre tappe sono state una schifezza dal punto di vista mediatico poi la quarta, Borgo Valditaro ieri ha visto appunto la vittoria di Elisa Longoborghini e ci dava prima eh, Stefano su Veronica Juvers Annemick Van Vloeyt, sono arrivati in tre, era una tappa in cui poteva arrivare pure la volata invece ha vinto, cioè è arrivato comunque l'azione la, d'attacco e oggi questa tappa regina però... forse se la gioca con la tappa di Alassio secondo me di dopodomani se lo gioca il titolo di tappa regina, ha vinto Antonia Niedermayer che non abbiamo neanche citato ancora, però è una ragazza molto interessante, cioè ha 20 anni, eh, tedesca, corre per la Kenyon Sram in salita aveva già fatto vedere cose interessanti sai dove proprio al al tour dei pirene, de pirene a, mm -hmm. alla corsa di cui ci siamo occupati tantissimo un mese certo. fa l'arrivata eh, terza sull'arrivo di otacam quell'arrivo eh, su cui aveva vinto la rediviva marta cavalli davanti a ashley holman e terza la sera si era piazzata proprio Antonia Niedermayer. Eh, quindi una vittoria che per lei è una consacrazione anche perché insomma, si è tenuta dietro al nemico Van Vloeten che, che la inseguiva. Eh, in realtà già l'anno scorso ecco, aveva vinto il Tour dell'Ardèce, però una corsa sicuramente meno rilevante de, 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 del Giro d'Italia. La vittoria di oggi non è paragonabile alla vittoria della classifica dell'Ardèche delle due tappe dell'Ardèche dell'anno scorso. Comunque, è una nuova scalatrice che… Brava Antonia, che poi è la signorina Niedermayer, no? quella di Heidi. E quella è a Rotten, Rottenmeier. Lo eh, so, però cioè, ogni volta che la sento mi viene in mente quella cosa. <ride> eh, chiudiamo la puntata citandoti, con la mia memoria elefantesca, il pezzo di Ciclismo Web che diceva l'accordo per una coproduzione della FCI con la RAI che il presidente avrebbe siglato in forza ad una delibera presidenziale, accordo di cui ancora non si conoscono i dettagli, ma che avrà comunque dei costi per l'FC, anche se saranno fortunatamente inferiori rispetto ai 730.000 euro inizialmente preventivati, che a dieci giorni al giro donne, magicamente si era scoperto che mancavano. Giusto per. Com'è che diceva questo solo per la precisione, no? Di... Massimo Alfredo Giuseppe Maria. Leggenda totale della mia infanzia, veramente e il mio esatto, cioè, ero. come si chiamava Massimo? Cioè, aveva quattro nomi: con... Alfredo Giuseppe Maio, ah, bu... eh, b... buscemi. 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 Buscemi, giusto? <ride> Va <Vabbè>, bene, <ride> cari ragazzi, cari sì? ragazzi. Puntata di un'ora e venti. Eh, per rifarci dei buchi delle settimane scorse. Zero donne, poi settimana prossima parleremo di come è finito il zero donne, settimana prossima parleremo ovviamente del Puy de Dôme, delle tappe pirenaiche al Tour de France e anche dei racconti di Paolo dalla Cina direttamente. <ride> e con questo Marco ti saluto. Oh, ricordati di taggare Montemagno una cosa perché abbiamo parlato di lui e quindi ci molto. deve pagare la pubblicità che abbiamo fatto lui che parla sempre di business va bene, un ringraziamento va bene. caro Marco a te sono molto felice di averti ritrovato un ringraziamento a tutti coloro che ci ascoltano e che dopo aver sentito questa frase metteranno like sulle nostre produzioni grazie Marco sto andando a farmi un paio d'ore di divagazioni di là da solo però <ride> grazie a te Stefano ci vediamo martedì prossimo o forse lunedì nel giorno di riposo. Vediamo se stavolta riesco a fartelo fare. Vediamo, vediamo. Un saluto a tutti quanti. State con le antenne dritte lunedì. Buon tour a tutti. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao ciao ciao.